Come abbiamo visto, nella proposizione consecutiva i tempi del congiuntivo sono usati con valore assoluto, dal momento che non esprimono un rapporto di tempo, prima-dopo, ma un rapporto di causa ed effetto. Essi infatti, indipendentemente dal tempo della reggente o principale, indicano se la conseguenza si verifica nel presente o nel passato. I tempi del congiuntivo latino si traducono con i corrispondenti tempi dell'indicativo italiano. Se nella consecutiva ricorre un congiuntivo presente, tradurremo questa forma con un indicativo presente. Se abbiamo un congiuntivo imperfetto con il corrispondente indicativo imperfetto, se abbiamo un congiuntivo perfetto con l'indicativo passato remoto o passato prossimo.